Carissimi amici del canale, rieccoci, ben ritrovati con questo secondo video di giovedì 18 maggio. Allora, come sempre vi invito ad iscrivervi alla pagina, iscrivetevi al canale YouTube, è molto 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 importante. Attivate la campanella, mettete like, perché ora si parte col calciomercato. Vedete, negli ultimi giorni si parla molto più di mercato perché si avvicina la fine del campionato. Sarà determinante per il Milan sapere se la squadra rossonera sarà o meno in Champions League, perché ballano 40-50 milioni tra l'ingresso o meno in Champions. Quindi è fondamentale per il Milan giocare la Champions League nella prossima stagione, però ovviamente bisogna già cominciare a studiare dei profili di giocatori, soprattutto di carattere internazionale, perché voi sapete che il Milan punta molto sui giocatori all'estero, punta molto sui giocatori che molte volte sono in esubero dalle big. Era arrivato per esempio Giroud, era arrivato dal Chelsea, lo stesso Tomori che non giocava al Chelsea è stato preso al Milan, lo stesso Origi, tra l'altro parleremo di Origi e delle parole di Paolo Maldini, ma in questo caso dal Chelsea, ritornando alla squadra inglese che ha tanti giocatori da lasciar partire nel corso dell'estate, c'è un profilo che interessa al Milan. Già un paio di settimane fa abbiamo fatto un video su questo giocatore, ma nelle ultime ore sembra che il Milan si stia convincendo a voler fare un tentativo per Loftus-Cheek. Parliamo di questo giocatore di 27 anni, classe 96, il 23 di gennaio del 96, quindi ha già compiuto 27 anni. Centrocampista centrale, quindi sarebbe fondamentale il suo arrivo per mettere centimetri al centrocampo, dare centimetri alla mediana rossonera dopo l'infortunio di Ismaël Bennacer, perché in tutto questo non ci dimentichiamo che il Milan non avrà Bennacer credo fino a dicembre. Probabilmente, se si vogliono fare le cose con calma, si aspetterà Bennacer addirittura a gennaio o febbraio dell'anno prossimo, quindi il Milan giocherà 5 mesi, 4 mesi senza Bennacer e va a caccia di un giocatore da poter affiancare a Tonali. Loftus-Cheek è ragazzo inglese, extracomunitario, dopo ovviamente la Brexit, è alto 1,91 m, quindi è un giocatore che fisicamente fa sentire la sua potenza, la sua freschezza atletica, giocatore che può essere utile al Milan davanti alla difesa, un mediano molto interessante. In Premier League con il Chelsea ha giocato 22 partite, mentre in Champions 7 partite e un assist. La stagione del Chelsea in generale non è stata positiva, fuori dalle coppe, stagione veramente assurda quella del Chelsea, che ha continuato a spendere sul mercato accumulando giocatori in rosa sotto contratto, e ora in estate si deve trovare praticamente a svendere questi giocatori. E quindi attenzione, perché c'è una sorta di dialogo tra il Chelsea e il Milan, tra Loftus-Cheek e la squadra rossonera, per cercare di prendere il giocatore inglese classe 96 in vista dell'estate. La valutazione si abbassa perché, ripeto, il Chelsea ha bisogno di fare cassa, di vendere, di sfoltire la rosa, e quindi il Milan già da qualche tempo ha drizzato le antenne su questo atleta, su questo giocatore. Credo che possa essere l'elemento giusto, perché parliamo di un giocatore box to box, giocatore abituato ai ritmi inglesi, giocatore che metterebbe davvero molta i centimetri al Milan, quello che mancano al Milan anche ad esempio nel difendere i calci piazzati, nel difendere sui calci d'angolo. Lo ha detto Pioli anche l'altro giorno, manchiamo, non siamo, il Milan non è una squadra con centimetri, mancano i centimetri, quindi andare a prendere giocatori anche alti, anche forti fisicamente, è importante per rinforzare la rosa. Quindi
Ruben Loftus-Cheek è un nome che stiamo seguendo da tempo. Lui ha il contratto in scadenza del 2024, non questa stagione, l'altra, quindi ha solamente un anno di contratto con il Chelsea, si può prendere secondo me a cifre più che ragionevoli. Stessa cosa per Kamada, ne abbiamo parlato nel video di questa mattina, parliamo del giapponese dell'Eintracht di Francoforte, in scadenza però con l'Eintracht, quindi lui andrà via a parametro zero. Qui il Milan non spende niente di cartellino se va a prendere Kamada, anche lui è un classe 96, compie 27 anni però ad agosto, quindi ancora non li ha compiuti, trequartista che può giocare anche un po' più arretrato, ma comunque un trequartista, 1,84 m, giapponese come abbiamo detto, 30 partite in Bundesliga, 8 gol e 6 assist, però vanno aggiunti anche i 3 gol in Champions League con le 8 presenze sempre e nella competizione europea. Lui ha il contratto, ripeto, fino al 2023, quindi il Milan si sta interessando in maniera forte a Kamada per prenderlo a parametro zero. Potrebbe essere un buon rinforzo per la tre quarti, considerando che su Ibrahim non arrivano grossi segnali, soprattutto dalla Spagna. Pare che il Real Madrid voglia davvero trattenere e rinnovare il contratto a Ibrahim. A quel punto il giocatore non verrebbe acquistato dal Milan, e che andrebbe su Kamada, il giapponese Kamada. Sono degli incastri importanti, ma già a fine maggio, inizio giugno si cominciano a costruire le squadre, a prendere quei giocatori che tutto sommato possono essere utili a rinforzare la rosa. Poi attenzione, perché abbiamo citato Origi all'inizio di questo video e ci sono delle dichiarazioni che ha fatto Paolo Maldini dopo la sconfitta in Champions League contro l'Inter proprio su Origi, ed sono dichiarazioni di delusione più che altro, no? Su questo giocatore, perché lui dice Origi ha tutto per essere un grande calciatore, ha fisico, tecnica, velocità, tiro destro e sinistro, però effettivamente fa fatica a determinare nella zona della porta avversaria, e questo è un problema perché è un attaccante. Ha fatto tutto Paolo Maldini, praticamente ha spiegato perché ha preso Origi, perché secondo lui giocatore forte, tecnico, veloce, destro, sinistro, in allenamento si dice che faccia anche cose molto belle Origi in allenamento al Milanello, però poi in partita queste cose non si vedono, e c'è una presa di coscienza di Maldini, dice effettivamente fa fatica a determinare nella zona della porta avversaria, cioè fa fatica a fare gol, e questo è un problema perché è un attaccante. E quindi attenzione, perché c'è un po' di delusione, ecco, nei confronti di Origi, che è attualmente uno dei flop più importanti della stagione del Milan. Ci aspettavamo tutti molto di più, o comunque ha avuto ragione chi durante la fase di acquisizione dell'estate scorsa si diceva attenzione, ma Origi non è mai stato un attaccante, non ha mai fatto troppi gol, chi stiamo andando a prendere? Quindi i dubbi c'erano anche nella scorsa estate. E Maldini continua su Righi e dice sinceramente ci aspettiamo tantissimo da lui, l'abbiamo preso a parametro zero, ma è stato un investimento importante dal punto di vista del salario. Lui, ricordiamo, guadagna 4 milioni di euro netti all'anno. Guardandolo in allenamento sappiamo quello che può fare. È un altro esempio di un giocatore esperto, ma che comunque non è riuscito a dare quello che ci aspettavamo. L'abbiamo preso per essere un'alternativa a Giroud, questo era un pensiero che avevamo avuto, dice Maldini. Quindi loro hanno fatto questa serie di ragionamenti su Origi, e purtroppo c'è stata una stagione negativa di Origi, un po' una delusione, e ora lo dice proprio chiaramente Paolo Maldini. Questo è un virgolettato rilasciato, se non sbaglio, a Sky dopo la partita contro l'Inter, dopo la sconfitta nella semifinale di ritorno in Champions League. Con questo chiudiamo il video, vi invito come sempre a mettere like e attivare la campanella, a iscrivervi al canale YouTube, ci vediamo nella giornata di domani con altri approfondimenti, perché ci stiamo avvicinando a Milan-Sampdoria. Tra l'altro oggi Malik Chao ha lavorato col gruppo, quindi sta bene regolarmente in campo. A presto!